Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale sportivo. La vittoria di Civita Castellana, quindi parliamo di Arezzo, porta in primo piano il giocatore che porta la fascia e che ancora non aveva segnato in questo campionato. La rete di Andrea Settembrini assume una valenza speciale. A Napoli direbbero che gioca con la Kazim. In effetti Andrea Settembrini, oltre alla tecnica e all'esperienza, mette nella lizza un caratterino mica facile da gestire, soprattutto per gli avversari. Una cosa è certa, il timbro del vincente e ogni sua giocata fa trasferire questa caratteristica che diventa un valore aggiunto. Personalità, carisma, esperienza e piede gentile. Il rigore di Civita Castellana, la gioia irrefrenabile, la corsa verso la curva confermano quella flagranza che il diretto interessato anticipò nel giorno dell'accordo con l'Arezzo. Settembrini è partito dai dilettanti con la rappresentativa retina dell'eccellenza. 10 anni fa dava spettacolo in tutte le partite dove giocava. Poi il salto nei professionisti, dove ha militato anche in piazze calde e molto importanti. Voleva l'Arezzo, di cui è stato sempre tifoso, e proprio nel dopo Flaminia ha sottolineato con quel gesto questo attaccamento alla maglia. Nofri non si arrabbi se Andrea ha un fumino, del resto anche in campo lo stesso Nofri era uno di quelli che non si risparmiava. Una cosa però è sicura, Settembrini è un capitano vero, uno che aveva la maglia dell'Arezzo addosso anche quando ancora doveva indossarla. In questa giornata del campionato di Serie D si è segnato di meno, 3 partite concluse senza gol all'attivo, solo 7 le reti messe a segno, effetto del turno infrasettimanale? Si è segnato di meno in questo 5° turno di campionato nel girone E della Serie D. Non è da escludere che l'effetto turno settimanale si sia fatto sentire in tutte le squadre, con gli allenatori che hanno dovuto ricorrere ad un'ampia rotazione nelle scelte iniziali. Iniziamo appunto da Città di Castello, che ha piegato di misura il Ponzacco grazie a questa rete di Mosti sul finire del primo tempo. Un gol pesante che scaccia i malumori post Montespaccato. La Pianese espugna il campo di Orvieto e si consolida al secondo posto in classifica. Il gol partita porta la firma di Modic. Anche la San Giovanese ha fatto festa nel suo stadio dopo una lunga assenza anche forzata. La rete di Zar punisce il Tau Altopascio, dura vita per le matricole, ne sa qualcosa proprio il Terranova Traiana, che conosce ancora la dura legge della quarta serie, dove i dettagli minimi fanno la differenza. Il gol di Roberti blinda il successo dell'Ostia Mare. Il big match della giornata era quello tra Follonica, Gavorrano e Poggi Bonzi. Successo dei maremmani, che passano con Giunta. Il pareggio dei giallorossi arriva poco dopo con Regoli. Nella ripresa il gol partita viene firmato da Lorusso. Infine il successo dell'Arezzo a Civita Castellana arriva grazie a questo rigore di Settembrini, calcio di rigore che consente all'Arezzo di inanellare la 5ª vittoria consecutiva. Parliamo adesso del campionato di eccellenza umbra, una partita ricca di emozioni al Buitoni, quindi parliamo del Vivi Altotevere Sansepolcro. Finisce 3-3 tra Bianconeri e Narnese, grande rimonta di Essussi e compagni. La sfida tra Sansepolcro e Narnese ha sempre riservato delle emozioni forti e anche questa volta le attese non sono state deluse. Vediamo le principali azioni. Si inizia dopo pochi secondi con la formazione ospite, con Rocchi che prova a sorprendere il portiere del Sansepolcro, patata con un pallonetto, ma il portiere del Sansepolcro riesce a deviare. Al 15° azione manovrata della Narnese che porta alla conclusione, Tramontano che trafigge il portiere bianconero per il vantaggio ospite. 20° ancora Tramontano da posizione praticamente impossibile, quasi dal fondo in acrobazia beffa il portiere del Sansepolcro per il 2-0. Infine al 40° Perotti che devia in rete il preciso cross di Tramontano, quindi per il fortissimo attaccante 2 reti ed un assist. All'inizio della ripresa il Sansepolcro cambia 3 giocatori e la formazione bianconera è decisamente più vivace. Con l'ingresso di Del Siena e Quadroni prima, il Sansepolcro si presenta davanti al portiere ospite con Essussi che raccoglie il traversone di Quadroni e realizza il gol che accorcia le distanze.
si arriva così al finale con il Sansepolcro sempre sotto di due reti, ma al 44esimo sugli sviluppi di una rimessa laterale il traversone di Quadroni, ancora una volta lui mette in condizioni Brizzi di insaccare per il 2-3. Passano solo 3 minuti e con un gran tiro dalla distanza Mariotti regala il pari al Sansepolcro per il 3-3 finale. Beh, davvero una partita ricca di emozioni al Buitoni. Adesso il Montevarchi Aquila torna in campo domani per la Coppa. La squadra di Malotti se la vedrà contro il Monterosi. Senza tregua torna in campo il Montevarchi domani alle 18 allo stadio Brilli Peri, dove affronterà per il primo turno di Coppa Italia il Monterosi, formazione laziale che milita nella Serie C, Girone C, il girone meridionale. Tra l'altro è una società molto ben attrezzata, benché sia espressione di una piccola realtà che ha seguito lo stesso percorso della formazione rossoblù, salendo 2 anni fa in questa categoria, ottenendo tra l'altro ottimi risultati, visto che lo scorso anno la formazione laziale ha conquistato i playoff. Si tratta di un incontro interessante anche per testare l'entusiasmo che ha generato la vittoria di Ancona, e come dice un vecchio adagio, le vittorie sono sempre la miglior medicina per una squadra che ha accusato dei problemi. In effetti il Montevarchi con le proprie forze sembra destinato, per sua fortuna, a uscire dalla situazione critica in cui era precipitato nella prima fase del campionato. Le risposte ci sono state e soprattutto è cresciuto il rendimento di molti giocatori, ed iniziare proprio da Cherneso, autore della seconda rete, una rete fuori dagli schemi. E vorrei sottolineare un aspetto: è bello vedere proprio un giocatore che con una doppia sterzata riesce ad andare in porta e segnare un gol di questa fattura. Significa che il calcio non ha perso i suoi valori e forse al di là degli schemi è bello anche sapere che ci sono giocatori in grado di poter rischiare un dribbling. L'appuntamento domani alle 18 allo stadio Brilli Peri. Adesso il ciclismo. Lutto nel mondo del ciclismo e dell'imprenditoria per la scomparsa di Renzo Maltinti, patron della Maltinti Lampadari e della omonima società sportiva ciclistica empolese. Aveva 73 anni, unanime il cordoglio espresso dal mondo sportivo, industriale e imprenditoriale toscano. Lo ricorda in questo servizio Massimo Biondi. Il ciclismo toscano perde uno dei suoi più grandi personaggi, Renzo Maltinti. Uomo d'altri tempi, patron ineguagliabile, imprenditore di successo. Il gruppo sportivo Maltinti ha scritto la storia del dilettantismo italiano ininterrottamente dal 1977 ad oggi, per la storia nazionale e quella internazionale. Grazie a Renzo centinaia di giovani hanno praticato ciclismo a livello eccelso. Maltinti ha dato a tutti, alla presentazione della squadra empolese e alle numerose gare organizzate. Non doveva mancare nessuno, ha dato a tutti, compreso le tante emittenti private sponsorizzate. Celebre lo spot realizzato all'inizio degli anni 80 in onda su TV locali e regionali. Dove c'è luce c'è Maltinti Lampadari, dove c'è Maltinti Lampadari c'è luce. Ciao Renzo, la tua luce non si spengerà mai. Fai buon viaggio, il paradiso ti attende. Un'ultima notizia, domani mercoledì alle 17.15 il gruppo sportivo Olmo Ponte ricorda Claudio Sorini, il responsabile sanitario della società, scomparso poco più di un mese fa. La cerimonia si svolgerà nell'impianto dell'Olmo Ponte ed è aperta a tutti gli amici e conoscenti. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale sportivo, grazie quindi della cortese attenzione, buona visione e buon ascolto insieme con i nostri programmi.